Mondiale di Orienteering, Palermo, location d'eccezione per questo evento, un'opportunità per valorizzare ulteriormente il vostro patrimonio. Orienteering è la più sportiva delle attività scolastiche, la più scolastica delle attività sportive, è la vita, è sostanzialmente un modo per continuare a vivere la vita e anche un modo per promuovere l'autostima, degli studenti, dei ragazzi, che possono superare i loro aspetti negativi partendo dai propri aspetti positivi. E l'autostima di un ragazzo è l'autostima di un territorio. Anche noi siamo un territorio che ha avuto, che ha tante criticità, ma abbiamo trovato nelle nostre risorse la capacità di passare dall'essere capitale della mafia ad essere capitale della cultura nel 2018 e quest'anno è capitale dei giovani. Credo che non si poteva celebrare in maniera migliore l'essere quest'anno capitale dei giovani con una manifestazione come quella di Orienteering, i mondiali di Orienteering a Palermo, una straordinaria occasione per mettere insieme scuola, sport, giovani e territorio. E quindi voglio ringraziare l'ISF, la FISO, ovviamente il Ministero, la Ministra Fedeli che con attenzione ha seguito questa presenza a Palermo, lo staff del Ministro. Voglio anche ringraziare ovviamente l'Ufficio Scolastico Regionale e da ultimo, ma non per ultimo, lo staff del Comune che ha collaborato attivamente per la riuscita di questa che sarà sicuramente una straordinaria, bellissima manifestazione che ricorderà al mondo che ormai Palermo è la quarta città turistica d'Italia, scusate se poco, la quarta città turistica d'Italia, una città che fino a 20 anni fa vedeva soltanto come turisti giornalisti che venivano per fare inchieste di mafia. E durante la presentazione della conferenza stampa ho ricordato che ieri sera Michele Placido, ricordate Michele Placido? Ricordate la Piovra? Bene, il Michele Placido della Piovra, negli anni in cui Palermo era capitale della mafia, adesso viene a Palermo capitale della cultura con una straordinaria recitazione delle stazioni della Via Crucis nell'auditorium del Santissimo Salvatore. Un bel cambio.